Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un video in notturna praticamente perché è quasi l'una, anzi l'una e venti, l'una e venti, vedete? Una e venti, quindi in notturna piena purtroppo quando si lavora insomma gli orari sono un po' sballati. Comunque Juventus che batte il Cagliari 3-1 allo Stadium, una Juve poco brillante, una Juve che quando gioca la Champions la partita prima e la partita dopo la patisce un po'. Quindi non è particolarmente brillante, anche perché credo che quest'anno nei giocatori ci sia la consapevolezza che la Champions non è solo un sogno, ma può diventare un obiettivo. E quindi magari in campionato c'è un pochino più di leggerezza. E tra l'altro sono convinto, io ero sicuro, prima del Genoa era stato fatto un allenamento molto pesante proprio per fare dei carichi di lavoro. E per la trasferta di Manchester magari ci sono stati dei carichi di lavoro che noi non sappiamo per giocare la partita di mercoledì in Manchester. E niente, note positive sicuramente il risultato e la reazione della squadra. Diciamo che il gol preso dal Cagliari è stato preso talmente presto che ha permesso alla Juve di avere molto tempo di riportarsi in vantaggio. E poi poche robe, insomma, perché poi alla fine, comunque, ripeto, prestazione sottotono di tutti, direi sotto tutti metto Cancelo. Non riesco a trovare un migliore in campo, devo essere sincero. Forse Dybala per il gol, ma veramente male Cancelo oggi. È fisiologico, ci può capitare, ma già il gol è praticamente suo, nel senso il gol preso da João Pedro è palese che c'è un errore gravissimo di Cancelo, due errori. Prima che lo lascia stoppare, poi gli permette praticamente di fare tutto e quindi insomma l'errore è abbastanza evidente. Detto questo, comunque alla fine, ripeto, l'importante sono i 3 punti, le squadre di Allegri partono a rilento, quindi io francamente sono molto tranquillo, era importante vincere in questo momento, non me ne frega nulla a me del gioco, non me ne frega niente l'anno scorso. Tantomeno quest'anno, la Juve è una squadra che deve assolutamente fare punti, più punti possibili e vincere tutto quello che può vincere. E è chiaro che magari a volte ci sarebbe meglio concretizzare di più e magari finire meno con la paura di poter subire una beffa come col Genoa. Ecco, tutto qua. Perché francamente la squadra alla fine crea, anche oggi ha creato tanto nel secondo tempo. Ma sono stati fatti degli errori sotto porta davvero incredibile. L'errore di Bentancur a porta vuota credo che sia uno degli errori più gravi che ho visto fare quest'anno. E per finire credo che manchino Mandzukic e Khedira. Tanto criticati Mandzukic e Khedira, credo che si stia sentendo un po' la loro mancanza. Ma ciò non toglie che comunque la Juventus ha fatto 31 punti su 33. È il record assoluto per la Serie A. Ma è anche il record assoluto per la Juve, mai la Juve era riuscita a fare questo filotto nelle prime 11 giornate. Quindi, insomma, potete provare a sminuire o criticare Max Allegri e la sua Juve, ma i numeri sono palesemente dalla loro parte. Quindi Juventus che batte Cagliari 3-1 e torna più 6, che era la cosa più importante, e ora testa al Manchester. Ciao!